Ragazzi, buongiorno e benvenuti alla terza puntata del Let's Play slash run guidata di Elden Ring. Prima di iniziare volevo chiedervi una cosa. Se volete che faccia una guida su qualche meccanica di gioco particolare o su qualche posto in cui magari vi siete bloccati o avete qualche dubbio, fatemelo sapere nei commenti. Per adesso vi lascio alla puntata di oggi. Buon divertimento. Ieri però eravamo rimasti ai margini del villaggio di Idrocampo, che dovevamo uccidere il marinaio. Non sono tanto sicuro di farcela, però ci proviamo. Eccoli. Possiamo sicuramente evocare i lupi. Evochiamo i lupi. Usiamo anche la massacra. Dove è andato? Dovremmo vedere la luna viola. Ok. Questi qua con la lama sacra li sciottiamo. Questo è lo stuttering del gioco che vi dicevo ieri. Non solo li sciottiamo, ma non resuscitano nemmeno più. E i lupacchiotti stanno venendo? Abbiamo finito il mana. Ok. Dove è andato? Eccolo qua. Si è rispostato. Andiamo lupi, forza. Ne abbiamo fatto pochissima vita. Ok. Di luce. Ma i lupi che fine hanno fatto? Allora, ci dobbiamo curare. Lupi, forza, attacchiamo. Ricuriamoci un'altra volta. Stanno attaccando gli scheletri, i lupi. Ma no, non è tanto difficile. Forse i lupi ci hanno tenuto radice mortale. Ah, ci stanno anche la cenere che abbiamo preso. Ok. Abbiamo finito il buff. Quindi dobbiamo distruggere anche le ossa, perché sennò questo rinasce. L'unica cosa, questa spada, vedete, fa questo attacco strano. Sembra tipo uno stiletto, però è abbastanza veloce. Chi è questo? Questo era il tizio, ragazzi, vi ricordate che aveva detto non venite in questo villaggio? Another fool who won't listen to reason, eh? With a prowess for weeding Deathroot. Abbiamo raccolto le radici mortali, forse sono importanti. Certo, io vorrei diventare forse come una bestia. A Gurrank, la belva ecclesiastica. Certo che c'è la presentazione. Show me your map. Forse ci mette un segnale libero sulla mappa. Location for you of a hidden gateway. It will lead you to Gurrank, the beast clergyman. La mappa è comparso. I have a matter of my. I spotted the mark of the centipede. Ho avvistato il marchio dei mille piedi qui nel villaggio, un simbolo nefasto e foriero di sventura. Someone or something. Uno o qualcosa minaccia la sacralità dell'ordine aureo. Of the Golden Order. And must. E deve essere radicata. Come mai ancora da queste parti? Ok, dobbiamo andare da quello. Questo qui, col samurai, ci sono andato direttamente. Nel senso che ci potete andare direttamente. Però io col samurai qua ci sono venuto tardi. Dalla chiesa di Marika si fa prima. Questo segnalibro qua lo possiamo togliere. Andiamo qua. Esatto.
Dobbiamo andare da questa parte, dove sta il laghetto. Ok. E qui dietro ci siamo passati anche ieri, se non mi sbaglio. C'è questo teletrasporto. Se si preme raggiungere un'altra destinazione, gli diciamo sempre di sì. Perché tra l'altro ce l'ha detto il tizio. Adesso ci porta in un luogo stranissimo. Dracotumulo di Greyol. E ci sta questo tizio che... Io non so se questo qui lo possiamo fare. Secondo me sì, perché ci permette di fare il lock e ci dà l'energia. Però non ci vede. Guardate com'è strano. Oppure uno spadone gigantesco. Stiamo esattamente qui sulla mappa. Ancora non so dov'è questo qui. Comunque apriamo il portone gigantesco. Santuario felino. C'è anche un punto di grazia. E questo è il tizio di cui ci parlava. Vediamo che ci dice. Parla. Non ci dice niente. Consegna le radici mortali. Eh sì. Sento odore di morte, la bramo. Senza luce, portami un'altra morte. Ti offrirò i miei occhi e i miei artigli. Ne voglio ancora. Attenzione. Sigillo artigliato e occhio della bestia. Ok, è finito. Ok, adesso vi faccio vedere una cosa che sicuramente so. L'occhio della bestia ti dice quando sei vicino a una radice mortale. C'è proprio un messaggio a schermo. Invece il sigillo... Questo sigillo artigliato, però sembra meno potente di questo del nostro sigillo del dito. Non so esattamente come bisogna fare. Però questo è quanto. Ogni volta che ci portiamo una radice mortale a questo ci dà qualcosa di buono. Io ce ne sono riuscito a trovarne solamente un'altra. Ok, detto tutto ciò, facciamo due cose. Innanzitutto andiamo qui. Fatto. Andiamo un attimo a Tetrobosco perché dobbiamo fare un paio di cose importanti, non tanto importanti. Quindi dobbiamo scendere per la strada giù. Andiamo a fare la quest del tizio che stava qua sopra. Qua. Mettiamoci da questa parte. Andiamo avanti. Ah, poi un'altra cosa, vi ricordate, quella fiasca speciale che avevamo preso alla chiesa di Marica? Sotto gli alberi, sotto questi alberi qui si trovano altri ingredienti per poter creare miscele diverse. Passiamo al segno libro, così non dobbiamo togliere sulla mappa. E se non mi sbaglio, qui ci dovrebbe essere. Quante rune ci abbiamo? Madò, tutte queste rune non le abbiamo usate, qua moriamo. Allora, sì, esaminiamo questo coso. Esce il tizio che ci porta da qualche parte. Ci dovrebbe essere anche le impronte. Poi magari quell'orso ci attacca. Attacchiamolo prima che ci attacca lui. Andate davanti, tizio. Oh, ragazzi, facciamo discretamente male quando si illumina la cosa qua. Discretamente. Qui che c'è? Niente. Quello lì non lo diamo fastidio, però. Quello là è temibile, quell'avversario. Seguendo questo tizio, se non ricordo male, si dovrebbe aprire un'altra quest. Andiamo a uccidere questo, così prendiamo qualcosa. Però ci sono i tizi.
Ci sono miliardi di trappole di agguati qui. Eccoli là, le scimmiette. Le dobbiamo fare, ragazzi. Oh, questa spada è una potenza. Ok. Dove è andato il tizio? Eccolo là. Là c'è stata un'altra cosa che dovremmo prendere. Andiamo a prendere un attimo. Va va va. Sentite questo ululato? Adesso si sente ancora di più. C'è il tizio là sopra, vedete? Però non lo possiamo ancora richiamare. E l'ombra se n'è andata. In più, là ci sta uno bestiale, però non possiamo usare manco i lupi. Quello fa male, ragazzi. Aspettate, vediamo un attimo se riusciamo a vederlo. Chiamiamo Torrente, va. Guardate, ragazzi, sta sopra la chiesa. Dopo lo chiamiamo. Però prendiamo un attimo questo. Poi proviamo a sconfiggere questo. Ah, qua c'è uno scrigno. Spero non è una trappola. Ah, pietra da forgiatura 2. Questo qui serve per... Quando è 2, significa che pietra da forgiatura 1 può portarti la spada fino a più 3. 2 ti può portare da 4, 4 a più 6 e così via. 3 a più 7 a più 9. Ok. Questo qui è tosto, ragazzi. Si è svegliato? No, questo ci uccide. Oh no, basta, 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 basta. Andiamo qua sotto. Che c'è qua sotto? Andiamo a combattere di nuovo. Questa cosa che ci prendeva non me la ricordavo. Siamo morti? Ancora no. Quasi però. Ha preso un'altra volta. Andiamo dietro qui, così non ci dovrebbe prendere. Ci curiamo. Ci dobbiamo curare un'altra volta. Oh, ma non ci facciamo niente a questo però, eh? Se lo colpiamo dentro al giallo, se lo colpiamo dentro al giallo ci facciamo un sacco di danno. Invece ci hanno fatto lui un sacco di danno a noi. Usiamo la fiaschetta questa qua di mana, così possiamo far diventare la cosa più forte. Mamma mia, c'ho pure un discreto numero di rune. Perfetto. Vediamo qua sotto che ci dà.
Talismano ascia. Un talismano di tipo diverso. Noi abbiamo questo qui dello scudo, però abbiamo questo qui. Potenza di attacchi caricati. Che non è male. Però penso che qui abbiamo finito. Siamo esattamente qui, ragazzi. Adesso facciamo una cosa. Prendiamo il cavallozzo e andiamo circa qui. E poi ci teletrasportiamo. Non mi ricordo bene se dobbiamo andare da Varre o dal tizio che assomiglia a Babbo Natale. Qua che c'è? Attività aperta, non so che significa. Qua invece c'è questo tizio qui che ancora... Facciamo anche questi. Forse non è una buona idea perché non ci abbiamo più vita. Questi quando hanno gli occhi rossi mi sa che significa che sono arrabbiati. Vabbè. Vediamo questo qui che dice. I semiumani sono in collera ora che la madre è stata rapita. Dove siede Lord Kenneth, il cavaliere tormentato al sangue? Vabbè. Ok, là c'è il punto di grazia e noi l'andiamo a prendere. Sì, ci possiamo pure perché siamo senza niente. Anzi, per adesso non so se stiamo soffrendo di più o di meno che col samurai. Adesso ritorniamo, sono quasi sicuro, alla chiesa di L. Prendiamo un paio di livelli, minimo. Oh, guarda qui, c'è Melina. Ciao Melina. Perdonami, io ti ho messo alla prova. Per sapere se l'anello ancestrale sia davvero disposto ad accoglierti. Ti ha dimostrato la tempra necessaria a supportare questo arduo cammino. Ce la facciamo. A quanto pare, i miei timori erano infondati. Conosco un solo modo per offrirti la mia guida. Posso portarti alla tavola rotonda. Ok, adesso si apre una nuova locazione. Ok, andiamo anche noi. Vi devo far vedere anche una cosa. Adesso ci teletrasporta alla tavola rotonda. Allora, qui la rocca della tavola rotonda è un luogo dove convengono i senza luce, guidati alla grazia. Un patto di non aggressione proibisce duelli. L'icona della tavola rotonda segnala quando la regola è in vigore. La tavola rotonda non appartiene a... La rocca della tavola rotonda non appartiene a questo mondo e può essere raggiunta solo attraverso i luoghi di grazia, accessibile anche tramite gli spostamenti sulla mappa. Ci possiamo venire quando vogliamo noi, perché sta qua sotto, vedete? Per tornare indietro basta spostarsi tra i luoghi di grazia. E qui ci sono diversi soggetti. C'è questo tizio qua. Oh, this is a rare occasion. Che non l'ho mai visto. Very well. It is safe here. You may let. Allow me a word of advice. Il nostro superiore. A mere visitor to the round table. A house guest. Dobbiamo guadagnare una posizione nella tavola rotonda. Quando sono venuto col samurai, questo non c'era, c'erano. There's nothing left to say. There's nothing left to say. Che strano. Questo qui invece ci chiede di cercare una certa lì. Diallos. Incontra Lania. She's my servant. Take your eyes off her for but a moment. Una sua servitrice. E ci chiede di cercarla. Questa è un'altra quest. Questo qui è il tizio che abbiamo trovato prima. No, questo è un amico di Garrank. No, questo è il tizio che abbiamo trovato prima. Che Garrank era quello là che ci ha dato la radice mortale. Riguardo a Dick, è lui. They're following only the guidance of the Great Elden Ring.
Those who live in death fall outside the prince. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is, the vermin must be exterminated. Dobbiamo debellare la piaga di questi mille piedi. Questo qui ci dà degli altri incantesimi. Però questi richiedono un sacco di intelligenza. Ragazzi, abbiamo pure poca fede. Poi ci sono questo tizio qui. Si chiama Corinne. I'm Corin. È un uomo di chiesa e insegna gli incantesimi. Non insegna, li vende gli incantesimi. So that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains. Però mi sa che non ci chiede di fare niente. By the way, do you still see it? The guidance of great. La vedo. Most tarnished are blind to it these days. You are something of well. What do you say? Ah, non c'è, io ce li fa studiare gli incantesimi. Cura urgente. Questi secondo me dobbiamo imparare, ragazzi. Però non sono assolutamente certo di quale imparare. Ci abbiamo un sacco di rune. Le dobbiamo spendere per aumentare di livello per adesso. E poi ci sono altre due cose importanti in questa tavola rotonda. Ci sono anche altre cose che vi devo spiegare. Qui c'è il fabbro. E questo qui, per portare, da una volta raggiunti gli armamenti a più 3, questo qui ve li fa andare in più 4, più 5, più 6. Non lo potete fare alla chiesa di IL. Ok. E poi si possono duplicare le ceneri di guerra, però non so perché è buona questa cosa qua. Forse perché se le vuoi mettere su due armi. Perché la catena. È un prigioniero. E quindi ci hanno messo la catena. È un prigioniero? No. Non ho trovato ancora i miei confondi, ma ti ho chiesto, non siamo i responsabili della sua prigionia. E gli piace fare il fabbro. E non ci spiega il perché. Questo sembra il tizio di Sekiro. Ok. Vedete, questo qui potremmo potenziare gli armamenti se avessimo abbastanza pietre da forgiatura, ma non ce l'abbiamo e quindi non lo possiamo fare. Ok, quindi il fabbro è importante. Poi c'è la tizia qui dell'abbraccio. Che non fa dello stesso errore che ho fatto io. Greetings, great champion. I am Fia. Questa è Fia. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion. Would you allow me? Perhaps you might share with me some of your lively vigor. Che ci vuole abbracciare sostanzialmente. And you, I am sure. E ci dà la benedizione del baldacchino. Where I come from, it is a. Ah. E l'abbracciate, che l'abbraccio dura anche un sacco di tempo. Dura proprio tanto. La tizia vi dà la benedizione del baldacchino. What you felt light up inside you, though it is but a fleeting thing, come back to me. I will take you in my. La possiamo prendere ogni volta che vogliamo. Però mi sa che adesso si conclude il dialogo, non ci dice altro. Quindi sappiamo solamente che è stata relegata qua dentro e non riesce a uscire. No. Ok. Adesso, se vedete lì, c'è un coso in alto a sinistra, c'è un coso rosso con la freccia giù, in alto a sinistra. Quello è un debuff che abbiamo. E il debuff ce l'abbiamo a caso di questo coso qui. Quindi consuma PA per incrementare per un periodo la stabilità. Per toglierlo basta semplicemente utilizzarlo. Ecco qui. Adesso siamo più stabili, però non ci interessa, perché il problema è che quel debuff ci toglie un po' di vita. E già ce ne abbiamo poca a questo punto.
Io sono stato per giorni e giorni a combattere con quello. Quindi la Sam, il fabbro è quello che ci abbraccia. E poi c'è qui che c'è questo tizio. Qui dentro ci sono le tizie delle due dita, se non mi sbaglio. Eccolo qui. Che vogliono i globi cinerei, però non ne abbiamo. E qui possiamo acquistare questa roba qua che non ci serve, tranne questo e questo per adesso. Questo qui aumenta gli slot per memorizzare gli incantesimi e questo qui sono tre chiavi della spada di pietra che per adesso non li prendiamo perché non ci servono. Quindi questi qua non servono a niente. Poi c'è questo tizio che ci possiamo parlare solamente una volta, vediamo bene che cosa dice. Che ci dà l'emote. E qua non si apre. Forse bisogna andare avanti per entrare. Ok, un'altra cosa importante, qui c'è comunque la grazia e potete aumentare di livello, lo facciamo adesso perché sennò ci dimentichiamo. Possiamo aumentare di 2 livelli. Siamo diventati un po' più forti. E adesso possiamo continuare quello che stavamo facendo. Andiamo alla chiesa di L. Sono quasi certo che questo è il tizio che ci dice. Riguardo agli ululati di Tetrobosco. L'ululato di un lupo a Tetrobosco. Evidentemente si aggira ancora in quelle terre. Perché non lo incontri di persona? Quando udirai l'ululato del lupo, lancio questo segnale sotto la fronte. E non hai nulla da temere. E dice che possiamo andare d'accordo. Schiocca le dita, ci dà anche un emote. Compriamo i ricettari, ragazzi, li dobbiamo comprare. Questo costa pure 1000. Ci dobbiamo assolutamente. Vendiamo le rune. Ci servono 1000. Quindi 1, 2, 3, 4, 1000. Vendiamo tutte le rune. Semplicemente perché così aumentiamo di livello, no? Però acquistiamo anche questo ricettario. Questi qui non li compriamo, ragazzi, semplicemente perché già so che cosa tengono, perché ci abbiamo già giocato. Danno dei consigli se non. Se volete giocare da soli, senza guide e senza niente. Quindi aumentiamo il livello. Io credo che stavolta prendiamo. Uno ne possiamo aumentare. Vogliamo aumentare un po' di fede? Aumentiamo un po' di tempra. Così aumentiamo pure il carico massimo. Dobbiamo cambiare pure la nostra armatura che fa schifo. Ci protegge pochissimo. Perfetto, detto tutto ciò, dobbiamo ritornare alle rovine di Tetrobosco. Togliamo il segnalibro, andiamo da qua che è più vicino. Forse dobbiamo mettere il segnalibro dove stavano le rovine. Però più o meno ci ricordiamo, stavano da qua, no? L'orso c'è ancora perché fa il respawn. Quindi cerchiamo di non svegliarlo. Dovevamo fare pure un'altra cosa, però come al solito mi sono dimenticato. La facciamo mo' che arriviamo là. Stiamo andando bene? Sì. Qua anche gli orsi piccolini sono abbastanza tosti. Sentite l'ululato? Dove stava il tizio? Eccolo là. Tra l'altro questa animazione non l'ho nemmeno vista. Se si fa così, e si va su questi gesti e si fa assegna, e mettiamo il gesto che scocca le dita, prova ora, scocca le dita, ferma, no, lo possiamo fare. Perché stavamo a cavallo. Vedete, scende giù. Questa cosa qui non l'avevo vista io, perché non me ne ero accorto che stava là sopra. Who goes there? Carly sent you, did he? Ever
tale era il Vendor, il solito impiccione. Il suo aspetto non deve apparire troppo strano. Questo è Blythe. E sta cercando un uomo noto come Darrywill. E se lo troviamo, lo dobbiamo tornare ad avvisare che ci dà una ricompensa. È un traditore e deve morire. Perfetto. E il tizio sappiamo esattamente dove sta. Sta qua dentro, dopo lo andiamo a fare. Adesso però andiamo un attimo qui. Ok ragazzi, siamo appena morti. L'abbiamo tagliata la parte perché sennò il video viene sempre troppo lungo. Iniziamo qua dentro, ci sono un paio di queste bestioline. Andiamo avanti. Perfetto, qui ci sono un po' di nemici. Attiviamo l'arma sacra qua. Allora, c'è il tizio con la balestra che dobbiamo fare il più presto possibile prima che ci distrugge. Questi qui sono lentissimi. Ah, e c'è anche il super zuccone qua. Aspetta, riattiviamo. Ok. Perfetto. Qui abbiamo preso un altro come si chiama? Uno di quei cose che fa aumentare le pozze. Questo, un seme d'oro. Quindi non ve lo dimenticate. Ma c'è ancora il tizio, non lo uccidiamo. Ok, qui ci sono un sacco di caster e ci sono anche dei ratti. Vediamo se riusciamo ad andare stealth. No, eh. Eccolo là, un ratto. Qui c'è un altro ratto. Ok, curiamoci perché il fuoco ci fa tanto male. La roba la veniamo a prendere dopo. Qua c'è un altro ratto. Dobbiamo utilizzare anche un po' di mana per altre cose, perché abbiamo quasi finito la carica aurea. Questo è caster, non ci fa tanto male. Però quelli da sopra sì, perché Ok. Vedete, il fuoco ci fa malissimo, ragazzi. Entriamo dentro. Così dovremmo essere lontani dal fuoco. Vediamo. Carichiamo il mana. Ok. È un ricettario. E nient'altro qui dentro. Però il dungeon è quasi finito. Ah, dobbiamo riprendere le nostre ceneri di guerra che siamo. Prima siamo morti. Mamma quante sono, ma non ci siamo dimenticati di aumentare di livello prima. Ok. Rumori. Questo non me lo ricordavo. Pure sanguinamento. Lanciamoci. No.
serve un po' di vigore. Mamma mia, fendente sanguinario. Però ci possiamo curare così. Così ci si cura. No, questa è la tattica dell'assassino. Dobbiamo prendere il culo urgente. E abbiamo finito. Abbiamo finito. Ok. Però abbiamo finito anche di esplorare il posto, se non mi sbaglio, perché qui non c'è nient'altro. Dobbiamo solamente prendere i vari oggetti, salire sulla torre. Questo è il primo castello che affrontiamo, sì. Qui non c'è nessuno, se non mi sbaglio. C'è un medaglione di Dectus che non so a che cosa serve. Solamente la parte sinistra, poi. Se premete B quando scendete, scendete più velocemente, vi faccio vedere. Ok. E anche quando salite funziona B. In fondo a tutto qui non mi ricordo se c'è qualcuno. Vediamo un secondo. No, però c'è un tizio che è morto. Una pietra da forgiatura, ce ne serve solo un'altra. Possiamo portare la spada a più 3. Ok, adesso possiamo cadere senza problemi. Tra l'altro qui c'è una cosa che quando mi sono venuto la prima volta mi ha stupito. Guardate questo cadavere di questo gigante incredibile. Fatto proprio bene. Ricordiamoci che qui ci sono anche un miliardo di sangue rosa. E ce ne possiamo andare. Chissà perché possiamo evocare i lupi fuori da questo castello e non all'interno. Adesso andiamo dal tizio che stava qua sopra, che ci ha dato la quest, che ci aveva detto di andare a salvargli il suo castello. È incredibile. Ci siamo appena tornati e il tizio è riapparso da sopra. Ragazzi, questa parte qui l'ho fatta alla fine del let's play, mi sono teletrasportato un secondo e il tizio è comparso, quindi l'ho agganciata dopo la parte del castello, perché probabilmente il tizio c'era anche prima ma noi non lo vedevamo perché stavamo dall'altra parte. Riconquistato tutto. Il cavaliere è morto. Ecco la ricompensa. Ci ha dato un pugnale. Poi ci dice che deve ritornare al forte. E ci dice che sotto l'albero madre è perfettamente possibile interagire con i semi umani. E questo è Kenneth Haight, anche se vi ricordate lo spirito fuori dal castello ci aveva detto: dove sei, Kenneth? Poi ci chiede di entrare al suo servizio. Mettiamo al suo servizio. E poi dice che ci aspetta al forte per la cerimonia. Ok, abbiamo esaurito i dialoghi. Questo è il forte. Ci ritorniamo un secondo. E vi faccio vedere che sta dopo le due rampe di scale. O una rampa di scala. Corrente, tu qua non puoi entrare. Ah, ci sono ancora i semi umani. Questi ci attaccano, ragazzi. E il Lord sta sopra. Beh, facciamo un po' di rune.
queste bestie qui non ricordo di aver avuto mai nessun problema particolare, nemmeno nelle imboscate, perché sono molto 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 deboli, nel senso si one shotano. E il tizio dovrebbe essere qua sopra, eccolo qua, infatti. Ah, you is it? I suppose you must have seen it by now, yes. Oh, indeed, it is a foul fate for a land. Adesso dice che non c'è soldi per assumerci. One must be found with haste, but not that awful. Dobbiamo trovare un nuovo sovrano che non è Godric. I'm sorry to have lifted your hopes, but I haven't the authority to. Quindi non ha l'autorità, non i soldi. Kenneth Height issues his sincerest apology, but now I must begin my search post haste for a true and stalwart lord of the proper lineage to take the. Deve trovare il nuovo sovrano. I must begin my for a true. Perfetto. Ragazzi, e adesso vi lascio al resto del let's play. Qui c'era un fuoco con un tizio, con un vendor. Ah, welcome. Yes, right this way. Right this way. Welcome, valued customer. Please, I'm hungry. Ha fame, ci dobbiamo comprare qualcosa da questo. Madonna, 1500 rune. Compriamoci, ragazzi, dobbiamo comprare tutte le ricette perché non si sa mai ci dovessero servire. Poi vatti a ricordare qual è il vendor. Ok. Detto tutto ciò, dobbiamo fare altre due cose. Sì. In questo posto. E poi ve lo metto nei commenti appena riesco a trovare un'altra volta quel tizio. Dobbiamo ritornare a Tetrobosco perché dobbiamo fare tre cose. Tra cui anche un tutorial. Allora, vedete, come vi avevo detto prima, qui c'è l'albero madre. Ai piedi dell'albero madre ci sono quelle pozioni, queste cose qui. Vedete, le lacrime per creare le pozioni personalizzate. Mi sa che ce ne sono due per ogni albero. Esatto. E poi ci sono un sacco di questi cosi rotondi. Mentre qui c'è una cosa stranissima, ragazzi, che io veramente non ci credo. E adesso ci scendiamo un secondo. Cioè, il pozzo sul fiume Siofra. Praticamente qui si apre una mappa sotterranea che non so quanto è grossa, però è grossa perché ho esplorato forse i primi 3 o 4 gruppi di nemici, nemmeno. Vedete, si va sottoterra qui, ma in realtà sono arrivato alla prima stanza della prima torre, solo che ho dovuto fare il giro da sopra per saltarci e prendere un oggetto. Questo è un altro mondo, ragazzi, guardate. Non so nemmeno quanto è grosso. E c'è anche un altro problema. E il problema è che non ci si può teletrasportare utilizzando i luoghi di grazia dalla mappa sotterranea a quella di sopra. Adesso vi faccio vedere. Qui proprio all'uscita ci dovrebbe essere un luogo di grazia, eccolo là. Immagino che ci sia. Io sono entrato solo in quell'edificio, nella parte di sopra, vedete? Aspetta, forse si può fare, perché se premiamo la levetta destra. No, ci possiamo teletrasportare, vedete? Perfetto. Abbiamo fatto anche questo.
Adesso facciamo un'ultima cosa. Dobbiamo andare a sconfiggere il tizio che sta qua. No, non lo facciamo. Facciamo un'altra cosa. Andiamo esattamente qui. Andiamo a fare questa caverna perché così prendiamo le pietre per fare l'upgrade delle armi. Dobbiamo andare esattamente qui. Vediamo se riusciamo a trovare un modo per scendere. In questo lago, se volete esplorarlo, c'è anche un drago, che è abbastanza facile da fare a piedi. Whoops. Attenzione ai granchi. Questo luogo qui è abbastanza semplice, però ci sono un sacco di posti, gallerie di sepolcri. Sono quasi certo che è quel posto dove ci sono i passaggi segreti, e infatti là ce ne sta uno. Prendiamo il luogo di grazia. Adesso ve lo faccio vedere. Quando saliamo qui, dobbiamo saltare qua. E ci sono 400 lune. Lì sopra non c'è niente. E qui c'è... Scusa, adesso come facciamo a scendere però? Ma di qua. Forse non dovevamo saltare. Tiriamo una leva così la piattaforma scende giù. E qui ci sono un sacco di pietre di forgiatura di livello 1. E questi tizi non sono nemmeno tanto difficili da fare. Si one shot. Da dietro si one shotano. E poi ci sono anche gli schiavisti che sono un po' più tosti però. Qui ce ne sta un altro. Altra pietra. Un piccone non l'avevo mai preso. Allora, adesso ci dobbiamo ricordare. Noi siamo venuti da là sopra, no? E poi ci sono due strade. Quindi andiamo prima per questa strada qui. Andiamo prima per l'altra strada. Quindi dobbiamo ricordarci che sulla discesa qui non ci siamo venuti. Qui c'è un altro lavoratore, se non mi sbaglio, no? Sì, eccolo qua. Quando... Ah, i topi me li ho dimenticati, ecco. Ce ne sta un altro? Non ce ne sono più. Questo coso qui non si può prendere, ragazzi. Ok. E poi mi sembra che non ce ne sono più di topi. Bisogna prendere solamente questo. Un'altra pietra di forgiatura. Ricordiamoci bene. Questo qui non è il meccanismo con cui siamo venuti, è un altro meccanismo. E se vedete, adesso che scendiamo giù, possiamo saltare qui dentro. Quindi ci sono più livelli. Andiamo a esplorare prima questa parte qui. Apriamo questo. Agglomerato di pietre esplosive.
Ah, qui c'è anche la pietra della forgiatura, non l'avevamo presa. Noi eravamo venuti di qui, giusto? Sì. Quindi a destra ci siamo andati, c'è una via che va a sinistra, adesso aspettiamo quella. Se ne va. Non se ne va. Perché se si gira lo facciamo in un solo colpo, se non si gira, se non si gira, chiama pure l'amico suo. Oh, però l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatti velocemente. Questo qua lo facciamo. E qui c'è ancora un'altra piattaforma. Col boss. Però per questo boss ci abbiamo i lupi. Mi sembra. Spero. Prendere anche le rune. Aspetta, prendiamo anche le rune nel caso dovessimo morire. Ci curiamo. Rispariamo la lama sacra. Un colpo. Ok. Ci siamo vendicati in secondo. Medaglione urgente, questo è un talismano. E tra l'altro potremmo andare adesso all'inizio del dungeon, ma non ci andiamo perché, se vi ricordate, dovevamo prendere, cioè, un'altra parte del dungeon che non abbiamo fatto. Quindi torniamo indietro. Prendiamo la... Che c'è? No, niente. Prendiamo la piattaforma. Andiamo da questa parte. Un secondo. Sono quasi certo che da qui non si salta da nessuno. Dobbiamo saltare un attimo lì, perché me lo ricordavo questa cosa, che tutte le piattaforme in questo dungeon fanno questi spuntoni. No, questo qui serviva. Eccolo qua. Sono solamente runeare. No, ci stava anche questa qui. Questa è una pietra da forgiatura. Un'idea, però. Qua. Quindi dobbiamo riprendere la piattaforma. Adesso arriva. Risalire su. E poi andare da quell'altra piattaforma. E scendere fino in fondo a tutto. Qui ci dovrebbe essere un altro paio di pietre di forgiatura, credo. Allora, beviamo. Qui non abbiamo lasciato. Abbiamo lasciato solamente il tizio in fondo. Lo lasciamo vivere. Ok. E dobbiamo andare giù. Senza morire, possibilmente. Penso che qui ci possiamo buttare. No. Sì. Ah, c'è una bestia famelica.
però mi sa che ce n'è più di una, ragazzi. Sta lì, a destra. Sono due. Via. Abbiamo finito. No. Abbiamo finito le ampolle. Abbiamo finito pure il mana. Ok, curiamoci così. Poi ci curiamo tipo di 3. Il tizio sta ancora che ci insegue. Aspetta un secondo. Mamma mia. È il panico, ragazzi, che genera questo gioco. Cioè, rischiamo. Perché dovrebbe essere l'ultimo questo qua, se non mi sbaglio. Ce ne sta un'altra qui dietro. Perfetto. E anche questo l'abbiamo completato. Ci possiamo riteletrasportare alla chiesa di L. E possiamo potenziare la nostra spada. E possiamo anche aumentare di livello un altro poco. Sì, cioè abbiamo 11. Vede, adesso siamo arrivati a più 3 con la spada. Quindi non possiamo. Qui non si riesce più a portare avanti. E vediamo quante pietre di da forgiatura 2 ci abbiamo. Solo una. Non so se la tavola rotonda riusciamo a portarla a potenziarla ancora di più. Comunque, ragazzi, io direi che per oggi ci fermiamo qui. Domani finiamo la quest dal tizio qua sotto e poi continuiamo a esplorare il mondo. Non abbiamo lasciato nulla in sospeso. Io non avevo messo un segnalibro. Queste non le abbiamo fatte, ragazzi. Quindi domani facciamo anche queste. Dopo controllo pure se le abbiamo fatte, altrimenti non le facciamo. E però non abbiamo lasciato. Ma veramente non abbiamo lasciato nulla in sospeso. E se non abbiamo lasciato nulla in sospeso, domani facciamo una cosa. Incominciamo a fare un po' di cavalieri neri. E facciamo questo qui e poi andiamo nella regione qui sotto. Ragazzi, io vi lascio una buona giornata e ci vediamo domani con la prossima puntata della Let's Play / Run Guidata di Elden Ring. Ciao.